Uno scontro sulla giustizia con Forza Italia non c'è. Nessuno scontro. Lavoriamo insieme per trovare i migliori ministri. Semplici un po' banali. Queste sono le macchine di Silvio Berlusconi che sta arrivando qui per la riunione dei senatori di Forza Italia. Con la signora Meloni abbiamo parlato di tanti programmi e delle prime cose che dovremmo fare e lei mi ha chiesto di essere suo consigliere a disposizione, mi sono detto assolutamente a disposizione. Scontro inventato con la leader di Fratelli d'Italia, dice Berlusconi entrando in Senato, mentre si accende la sfida interna all'opposizione sulle vicepresidenze. Questa battaglia per le vicepresidenze, grazie. Se avete parlato con il PD. Quale battaglia? Nessuna battaglia. A me dispiace perché Calenda parla sempre solo del PD e vorrei invece poter costruire con Calenda, come con le altre opposizioni, un'opposizione che si rivolga per esempio a Giorgia Meloni. I partiti scelgono i propri capigruppo. Sisto arriva con dei fiori. L'indicazione di Berlusconi per Cattaneo e Ronzulli vi troverà compatti, la troverà d'accordo. Questo, andiamo alla riunione, da parte mia c'è l'assoluta osservanza a quelli che sono i dettami del Presidente. Con che spirito inizia questa avventura parlamentare, Lotito? Collaborativo. Se fosse un'orchestra a parlare per noi. Ma è la suddivisione dei ministeri ad animare la maggioranza. Salvini al Ministero delle Infrastrutture, come lo vede? Vediamo chi ci sarà, sarà la scelta migliore in assoluto. Si accosta il suo nome al turismo, visto anche le sue attività imprenditoriali. Guarda, che veramente, siete voi giornalisti. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente. C'è Tajani agli esteri e anche vicepresidente del Consiglio dei Ministri, poi c'è Casellati alla giustizia, Saccani all'università, Bernini alla pubblica amministrazione e Gilberto Pichetto Fracchin all'ambiente. Il leader di Forza Italia ha fatto la sua personale lista dei ministri, ci ha detto Casellati alla giustizia, ma fonti di centrodestra ci fanno sapere che non dovrebbe finire così, quindi si preannuncia un nuovo possibile scontro Berlusconi-Meloni. Sulla giustizia le versioni divergono. Per Ignazio La Russa il ministero sarà affidato a Carlo Nordio, ex magistrato eletto con Fratelli d'Italia. Qualsiasi cosa decida la coalizione, per me è ben fatto. La preoccupa il fatto che in passato il magistrato non è stato accettato per il Ministero della Giustizia? Mi riferisco a Grazieri. Io sono un cittadino eletto dal popolo, sono in quiescenza dalla magistratura da 5 anni e più. Quindi lei a disposizione nel caso? Io seguo quelle che sono le disposizioni della legge e le leggi della politica.